Ben ritornati in diretta su Odeon in tempo reale, come ogni settimana cerchiamo di raccontarvi l'attualità a modo nostro. Dunque abbiamo introdotto l'argomento della cricca, una cricca che probabilmente nella banda della Magliana aveva trovato la manovalanza spiccia per realizzare alcune operazioni di bisogno, poi vedremo poi che genere di alcuni lavoretti di mano, esatto, di mano svelta, esatto. Ma volevo capire da Lussana che cosa ne pensa lui della questione cricca, cioè se esiste un sottobosco, un coacervo in cui riescono a coagularsi interessi economici talmente forti, talmente potenti da arrivare addirittura agli episodi in cui la banda della Magliana è coinvolta. Sì. Dunque, se intendiamo come cricca quella di Anemone e Balducci, mi sembra che sia dimostrato dai fatti che esisteva, che prendeva appalti e che si sono mossi su tutte le cose economicamente più interessanti che c'erano, dal G8 alla Maddalena al terremoto dell'Aquila. Se parliamo di P3, secondo me è stata una cosa anche un po' montata, nel senso, mi sembrava veramente una roba da rubagalline. Leggendo anche le intercettazioni, spesso ci sono questi tre signori che si mettono d'accordo e dicono così: domani influenziamo la decisione della Corte Costituzionale e sarà così e così. Poi il giorno dopo, puntualmente, la decisione è sempre contraria a quella prevista da loro e dicono in napoletano, purtroppo non lo so pronunciare bene, abbiamo fatto la solita figura in merda. Ma io mi chiedo regolarmente nelle intercettazioni volta per volta. Ma io mi chiedo una cosa, Lussana. Invece, non la spaventa, scusa, il fatto. Sì. Prego, prego. No, dicevo, invece mi interessa molto il fatto dell'eolico. Sull'eolico sono d'accordo che è uno dei settori dove più può esserci infiltrazione, quindi in questo senso non escludo che le pressioni di carboni sull'eolico in Sardegna fossero tese a qualche affare non propriamente pulito, non ho ovviamente alcun elemento per dirlo, ma credo che sia così perché storicamente l'eolico in modo bipartisan è uno dei modi per far soldi. Si è visto in Calabria dove erano coinvolti esponenti del PD e il rischio c'è anche in Sardegna dove erano coinvolti esponenti del PDL. Lussana, mi risponda, telegraficamente, prego. La spaventa il fatto che dopo 30 anni tornino gli stessi nomi e che quei nomi siano coinvolti con il fallimento del Banco Ambrosiano, a volte ritornano, con l'assassinio di Calvi, addirittura con il rapimento di Emanuela Orlandi e con alcuni dei fatti più tremendi della storia di questo paese, la spaventa, sì, la preoccupa? Certamente sì. Il fatto che riaffiorino sempre certe facce un po' mi preoccupa. E che siano ancora in grado di stringere mani, importanti anche, perché però bisogna girano sempre là intorno. Bisogna chiarire alcune cose. Il rapimento dell'Orlandi... Detto questo, credo... Prego, prego, scusa, Lussana, finisca il pensiero. Detto questo, credo che a volte ci sia anche un po' di suggestione, cioè credo che sulla banda della Magliana... Non tutto quello che viene attribuito alla banda Magliana sia della banda Magliana, cioè ecco, sia sì, come un marchio molto comodo per coprire un po' tutto e poi però sappiamo che una la banda griff, Magliana non incontri concorda. Qui volevo inserirmi, esatto, sì, perché griff, non è mai esistita la banda della Magliana intesa come cupola di tutta la malavita romana. Gli stessi magistrati lo dicono, ha detto anche Capaldo, che è l'inquirente che si occupa di questa storia attualmente, compreso il cosiddetto rapimento di Emanuele Orlandi, rapimento che non è mai esistito, poi ne parliamo. Io la chiamo banda a geometria variabile, perché è l'insieme della malavita romana, i cui spezzoni a volte erano d'accordo su alcune cose, a volte erano in disaccordo, talmente in disaccordo che poi si sono massacrati tra di loro, si sono sparati. Ma lei ci crede delle eminenze grigie che riescono ad entrare in determinati ambiti semplicemente per sfruttarli a proprio interesse e poi uscirne, cioè entrano nella P2 e fanno quello che gli serve, sì, e poi ne escono, entrano nella banda della Magliana, nelle Brigate Rosse, fanno quello che gli serve e poi ne escono. È nella storia del potere da sempre, ma poi anche dall'Unità d'Italia, gli scandali sono iniziati quasi subito dopo l'Unità d'Italia, con Giolitti, la banca privata credo si chiamasse, poi la banca di Sindona dopo, il Banco Calvi, l'Ambrosiano, le banche eccetera. C'entrano sempre. La gente per
fare quattrini, cerchiamo di essere anche rozzi e sintetici, spesso si serve di gente di mano, svelta di mano, di criminali, per fare loro gli affari sporchi. La criminalità romana, chiamata Banda della Magliana, con un'espressione che ha avuto fortuna, a questo è servito. Lo disse la vedova Calvi, alla fine è soltanto una lotta, certo, tra bande armate. Allora, parentesi satirica, ci colleghiamo tramite Skype con Francesco Signor, che è editorialista satirico di affariitaliano.it e anche di Smemoranda. Buonasera Francesco. Ciao Maurizio. Come stai? Benissimo, benissimo. Sei riuscito a trovare... Sto cercando con molta attenzione. Sei riuscito a trovare un capo che facesse pandan con la mia cravatta. Anche stasera. Che tocco di classe. Senti, allora, andiamo rapidamente ai tuoi ad personam, perché stasera ne hai preparati e cucinati addirittura 10. Sì, volevo fare però una polemica preventiva. Subito. Sì, cioè, fatti cambiare queste sedie che danno l'idea di essere scomodissime. Ma in effetti non sono proprio comodissime, ma del resto io tu lo sai, noi lavoriamo... Guardandovi per la... mi viene questa impressione. Lo sai, noi lavoriamo per la gloria, non è che vogliamo stare comodi, okay, no? Tu lo sai benissimo, no? Anche noi lo sappiamo. Anche noi lo sappiamo. Sposata la causa. Anche noi da 72 giorni l'abbiamo sposata la causa. Allora, andiamo con gli ad personam, vediamo. Allora, subito un'informazione di servizio. Qualcuno dica al TG1 che il mondo continua ad esistere anche se loro non lo dicono. Frecciata a Minzolini. No. Leggera. Ah, io volevo proporre te al posto di Minzolini, non so perché non sia possibile, lo dico contro il mio interesse. Non durerei neanche un istante, io lo sai, sono un giornalaio, non sono un giornalista. Andiamo avanti. Ma non è vero, non è così. Andiamo avanti, allora parliamo di premi, il Nobel per la medicina al pioniere della fecondazione in vitro, Berlusconi avvilito, e al premier che ha fecondato più di tutti nella storia di questo paese non gli danno neanche un telegatto. Non male. Non ha tutti i torti, bisogna dire che effettivamente... Diamo a Cesare quel che dice. Cesare, sì, a proposito di... Andiamo avanti. Per lui solo polemiche. Sì. Infatti, polemiche per la barzelletta con bestemmione di Berlusconi. Dura replica del premier: sarò libero di insultarmi come mi pare e piace? Ci sei andato pesante sul premier, del resto no. Lui ama scherzare, anche noi. Ma sì, lui ama le barzellette, probabilmente le userà anche. Sì, magari ci ascolta e la usa. Andiamo avanti. Passiamo all'opposizione. Bersani apre i Fignani, l'hanno assunto come portiere in casa Tugliani a Monte Carlo. Non male anche per la serie. Oggi sei in gran spolvero, devo dire, sei veramente in gran spolvero stasera. Andiamo avanti. E passiamo invece all'economia. Marchionne su Pomigliano: accordo non viola Costituzione, solo un po' la dignità. Anche questa è una polemica amara, questa, specie con quello che ma sai, oggi ci sono alcuni valori ormai sono superati. Non sapevo che Marchionne fosse anche la Corte Costituzionale. A volte capita. Andiamo avanti. Una notizia sull'ambiente. Non so se lo sapete, ma le Maldive stanno per scomparire. Purtroppo la Costa Smeralda non corre rischi. A proposito della puzza di carbone. Andiamo avanti. Invece, attualità, l'ex ufficiale dell'SS Erich Priebke da un anno è libero di uscire di casa. Gli piace fare la spesa, andare a messa e ricordare i bei tempi passeggiando per le fosse ardeatine. Qui non rido, guarda. Andiamo avanti. Pausa di riflessione. Sì, pausa sempre di riflessione. A proposito di ex, Fini sfida Berlusconi e lancia il nuovo partito. Si vede che erano finiti i souvenir del Duomo. Questa è diabolica addirittura. Andiamo avanti. Parliamo dell'ultima nomina. Paolo Romani è il nuovo ministro dello sviluppo economico. L'opposizione denuncia il conflitto di interessi. Lui rassicura: non c'è alcun conflitto tra i miei interessi. Certo. Non male anche questa. Chissà come la prende. E chiudiamo col tema che stavate affrontando: i misteri della Banda della Magliana. Un romanzo famoso, un film e una fiction TV. E ora potrebbero suonare a Sanremo al posto dell'orchestra.
Ma Bossi non ha detto questo. Che ha detto che i romani sono tutti porci, Bossi. Ma no, oggi si sono mangiati la pagliata e la polenta, hanno fatto pace. Hanno fatto la pagliata insieme. Sì. E del resto si dice da tempo, no, che al Parlamento si mangia, no? No, ma si trovano con un ministro con lo sviluppo che si chiama Romani, dopo la polemica di Bossi che ha detto che i romani sono tutti porci. Esatto, direi quindi ce ne sarà anche da far polemiche su quel punto. Francesco, un grande applauso perché sei stato veramente molto, molto pungente con questi tuoi 10 ad persona, ma oggi è record. Proprio. Abbiamo esagerato, abbiamo raddoppiato quasi. Sì, 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 ma del resto tu lo sai, per la gloria questo ed altro. Beh, poi arrivavo io, per cui. Grazie Francesco. Saluto tutti gli ospiti, è stato un piacere, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, grazie Francesco Signore, ai suoi ad personam, veramente pungenti, questi suoi cartelli satirici che insomma... Carboni ardenti. Carboni ardenti, sì, vabbè, abbiamo un paroliere che potrebbe prestarsi. Abbiamo sentito le battute, sono a tratti agrodolci, quella della banda della Magliana a suonare a Sanremo non era male, vero? Sì, certo, non è male, in effetti poi c'è una banda, non mi ricordo il nome, ma sono detenuti, spero che ormai siano ex detenuti, di quel giro lì che in carcere hanno messo in piedi un complessino. Poi devo dire che con molto cattivo gusto ci sono due canzoni su De Pedis, e qui bisogna dire chiaramente una cosa: il ravvento di Emanuele Orlandi non è mai esistito, la storia della BMW, che poi avrebbe dovuto essere di Carboni secondo alcuni deliri, è una grande sciocchezza, e la storia della sepoltura di De Pedis nella Basilica è una storia banale che non ha nulla di losco. Poi magari se vuoi ne approfondiamo anche l'argomento. Ne approfondiamo e sicuramente. Quindi queste due canzonacce sono solo offensive. Aggiungo un'altra notizia che arriva proprio dalle cronache di questa sera, e cioè il ritrovamento del cadavere di Sergio Calore, ex brigatista appartenente al nucleo dei NAR, che guarda caso è legato a doppio filo con la storia processuale della banda della Magliana, e parliamo dei depistaggi a proposito della strage di Bologna, un omicidio efferato con dei connotati misteriosi e che forse potrebbe avere qualche punto di contatto con la storia che raccontiamo questa sera. Dovete rimanere lì con noi perché dobbiamo fare una piccola pausa e tra poco torneremo in diretta su Odeon in tempo reale per parlare della banda della Magliana e dei fatti oscuri che le appartengono.